Ciao Michel Webb, buon Natale. Vabbè, incredibili. Quelli sono i pochi gatti che sono rimasti. Tranne, non c'è, non c'è, manca Peris, il gatto senza nome, che vabbè, non c'è, tanto cazzo cambia, quello non si fa coccolare. Mancano loro due, beh, non so dove sia finita, l'ho vista stamattina. E sì, l'ho vista stamattina, cioè, sono andata a dormire a casa di mia nonna. Tanta roba, voglio tanta roba. Ciao! E tu mi vuoi bene, sì, mi vuoi bene tu. Sono tutti molto belli. Sto dire che è un po' gischiato, si chiama Cucciolo. Ve lo presento se non ve l'ho già presentato. Si chiama Cucciolo ed è un disgraziato. Dovete saperlo voi. Mamma mia, amici. Sono molto belli questi gattini. È un bravo. Sai se è una brontola lei? Lei mi ci ha fatti coccolare, lo so che vuoi mangiare, però fatti coccolare, minchia, ti prego. Ragazzi, oggi mood incredibile. E vabbè, siamo a Natale, vai. Ma avete che vi porto un video dei gatti come ogni festività, che sia Natale, che sia Pasqua, che sia San Valentino anche. Ho deciso di guardare questo video molto bello, perché già l'ho detto 30 volte, e mi ha regalato una nuova felpa molto bella. Spero di gestare bene comunque. Una nuova felpa molto bella. E beh, comunque io sono stato tipo l'unico a dormire a casa di mia nonna, tranne mia, cioè tipo intendo tra mia mamma e mio fratello, e mia mamma e mio fratello e io sono dormito, sono voluto dormire, infatti ho dormito benissimo. Che sei sta roba? Tanta roba. Inoltre sto leggendo un libro dei gatti, molto bello, c'è un sacco di informazioni, ho scoperto tante cose. Tipo perché lei, oh mio Dio, tipo perché lei... Cioè, aspetta, perché ti divincoli? Tanto stavi smettendo di mangiare. E non mi sporcare la pelle. Tipo come fanno i mici a cacciare le prede. Come tanta roba, comunque, tante informazioni molto belle. Spero che si senta, perché non voglio urlare troppo, pure perché ci sta gente, quindi... Tanta roba, ho già detto 30 volte questo fatto. Brontola! Piccolina lei! Cioè, una po' piccola, no? Brontola! Dai! Brontola! Brontolina! Dai, brontola, fanculo, ti coccola, è troppo carina. Si struscia. Potrebbe essere un segnale questo. Potenzialmente, brontolina, vieni qua, brontola, please. Brontola non mi resistisce. Quindi, miti, oggi abbiamo questi miti. Devo dare le rocchette, raga, per attivarli. E comunque, tanta roba questo Natale. Ci sono pochi gatti, però. Ci sono anche Daisy. Ah, Daisy manca. Ci sta manco Daisy. Lì manca sempre, lì l'ho vista l'altra volta ieri che non potevo stare perché me l'ha appena fatto la doscia. Quindi va a finire che poi prendiamo la febbre. E Pino c'è lei, che è la figlia di Daisy. Stamattina stavo pensando, ma io Lilli, no? Stavo leggendo il libro e stava scritto perché i gatti rizzano il pelo, alzano la schiena quando vedono un cane. Allora ho pensato a Lily, che quando ero più... qualche anno fa, quando ero più bimbo minchia, prendevo Lily, la mettevo davanti a un cane che purtroppo adesso è morto. Ciao! E lei iniziava a dire, ma il cane non se ne fotteva proprio, quello è il fatto. E lei è venuta in mente, perché io poi... cioè, è una roba incredibile. E ho pensato, ma io no, Lily, come non la porto più nel canale, perché Lily chiaramente non ci sta più. Cioè, non so se è morta, penso di no. Spero di no. Però non c'è. Non la vedo da un sacco di tempo, come si chiama. Facciamo la porto. Se la vedessi la porterei. E allora ho pensato. Posso portare i figli di Lilina. Che sono, per esempio, Peris. Ho pensato subito a Tokyo. Però ho detto, Tokyo non viene mai, Tokyo è una stronza. La amavo prima, perché faceva, era molto carina quella gattina, però è diventata ben appena una stronza, oddio! Ma stava facendo le fusa questa gattina.
quindi da mamma pian piano una strunza e se n'è andata. Cioè, come faccio una marna? Evita il bacino, evita il bacino. Questi cadi di Natale per chiamare i miei gattini. Perché si li vede, perché li vuole bene. Come... che carino. Se ne sono io praticamente tutti. Cioè, sei andato Majin, sei andato... Aspetta, Majin. No, mettiamo in ordine. Sei andato Elmond, Majin, Nat. E mi resta solo lei adesso. Lei è l'unica ragione per cui io con i gattini. Lei, Tokyo e Paris. Ah, cioè, stavo continuando il discorso. Ho pensato subito altro, che vabbè, so che non ci sta. E pensato a Paris, che c'è sei quasi sempre. Oddio, che carina! Madonna, che dice chi déjà vu. C'è un déjà vu che ricordi. Che lei che c'era fuori la linguetta quando era... Quando aveva la freddura, tipo tenevo gli occhi tutti chiusi, ma le mani che tipo... Stavo tutte le giornate con questa lingua da fuori. Guardate qua, che carina! E siccome questa lingua qua... Oh, siccome questa lingua era molto carina... Ma quelli gattini in teoria... tutti quanti cacciano la lingua quando le fusa, cose così. Sto calando solo a lei. Regalo di Natale, supersonico. Oh no, amici, scusami. Bene, amici, direi di lasciarti però. Perché voglio coccolare anche un po' gli altri gattini. Cioè, ti vorrei coccolare per una io. Oh, cioè ragazzi, ma che carini, dai. E lì viene verso di me. E lì viene verso di me. Attenzione, lui. Ah, vedete? Ha messo la schiena U. Perché ha visto il cane. Roba incredibili. No, aspetta però, ma dove sta Blumi? Che non ha preso Blumi. Pensavo che avesse preso Blumi. Aspetta, lui si è fatto un movimento salto. Che cazzo vuole? Gli ho detto sono io adesso. Oddio.